È venerdì 2 agosto e dopo alcuni mesi di preparazione per questo corteggio storico del 4 agosto 96 si stanno ultimando i preparativi appunto per il corteggio. Quella che vediamo è la postazione della voce fuori campo in preparazione appunto. Sullo sfondo vediamo anche uno dei collaboratori, Alfredo, detto Nick. Ma ce l'ha bisogno là? Sì, ora ti pago un bicchiere, vieni, ti pago per... No, ora aspetta, aspetta, aspetta. Vieni. Ne è fuga. Ti pago un bel bicchiere. Se vedi ti fa la fotografia Alfredo lì. Lo vedi? No, Alfredo la farà dopo. E te la fa paura. Questa in preparazione è invece il palco. E lì si va al parco lì dove c'è. Delle autorità. Quello che vediamo ancora in preparazione è lo stand che ospiterà il settore gastronomico. Infatti mio marito mangia. Faccio la scema io. Vai pure Este. Io prendo una sedia intanto. Qui nel campo di Orazio. Anzi, le sedie le levo tutte perché stanno meglio di qua. Ora nel posto. Tutte, no? Quelle, queste. È ancora la mattina del 2 agosto e qui nella piazzetta del Casone Giuliano, Alberto, Loriano, Paolo, Massimo, Bruno e Florian stanno allestendo lo stand astronomico per la serata del 4 agosto. Loriano, dimmi tutto. Chi è il direttore dei lavori? Paolo Tamburini. Paolo? Ingegnere Maestro Paolo D'Ascia. Tamburini. Maestro D'Ascia. E di Trapano, eh? Eh sì. Cosa si fa l'attico, lì la si pianta, via. Lì la si pianti. Dove? Dove l'avevo presa? Ecco. Passa. Alberto, Alberto, uno dei promotori con Ciro. Hai visto l'arte delle bandiere, credo? Aspetta, arrivo, Una, basta. E qui in Piazza della Silvana, Domenico e altri abitanti stanno predisponendo lo stand per i dolci. Con l'immancabile assistente Mengo. Prima c'era anche Luciano, Vasco, ora sono là nella piazza del Carnevale e anche questo stand è a buon punto. Domenico, che fai lì? Remo, Rinaldo, Antonini. Ancora i preparativi allo stand gastronomico da Orazio. Vasco, Luciano, Giovanni, Renzo, almeno al pari dei Alfredo e Orazio. Però costi è già troppo basso, io pure c'è il tavolino qui. C'è il tavolino, c'è il tavolino. Ah, ci vuole. Sì, ci vuole.
Prendi lo scaleo. Un filo. Sì, che ti ho detto io, un filo. Qua giù. Sì, qui, qui, a questa altezza lì. E poi tu ci metti la stoffa, no, ma così ci sta. No, poi gli si dà con la pugnettatrice di oro. Qui si ferma. Si dà una scolfa. Dico. No. Quando mi ripigli la piazza, Dio buono. Sono le 3:10 del pomeriggio e Doriano e Paolo stanno completando lo stand gastronomico del Casone. Una grande festa. Per il 4 di agosto. Come si chiama la tua zia, Paolo? Lina. La Lina. Lina. Ecco la Lina. Ecco la Lina. Va bene, per carità, va. Tu sei una cassonaia da doppi. Dio buono, eh. Sei importante, eh. Quale di te? E ora incattalo la plastica. Questi sono tre cassonai, proprio cassonai, qui. A 100%, eh. No, 100%. Ma io? Io sono a 100. Ah, io sono a 100. Babbo, mamma, nonni, io sono cassonai, vanno di nativo, ma ormai è preso tutto. E tu ci senti tanto. Se metto una riga, stia per la diritta. Ce l'ho, eh. Paolo! Ah, sono nel primo piano, ragazzi, Doriano, guarda là. Se c'è sia a spalla di Doriano. Davvero, eh? Sì, io ci avrei per tagliare dritto. No, ma lei fatto lì, ci avrei? Ci avrei, la riga. E poi col dischetto. Ah, la maglia è quella. Va a prendere. Sono circa le 3:20 del pomeriggio del 2 agosto, anche lo stand gastronomico è quasi completato qui da Orazio. L'italiano, che fa? Dopo ti do da bere, eh? No, ho già bevuto. Un bastone, un bastone. Sono quasi le 4 del pomeriggio del 2 agosto. Per mandare, se no non ce la fa tirato, eh. E si sta preparando la porta d'ingresso. Ecco, basta, la scende. Ma scende, si fa. Ora scende, si mette la scala. Non si fa mai la scala, allora. Costruita da Pietrino. Con le rifiniture di Francesco. Alberto, leggi bene lì, eh. Ma lì si piega un po' dalle staffe, eh. Va bene, anche direi che quasi quasi, che di qui se no più quasi, eh? Questo ora l'hanno da puntare, allora non c'è da puntare, tutto qua. Matteoni, che vola, leggi, eh. Mette la torre a torri! Ora lì ci dovrebbe essere dentro, sciolti.
Alessio! Alessio, la grande, eh? Alessio è il maestro, ragazzi. Buttato via la buona. Bettinelli! E poi gli hanno fatto vedere anche le gulle. Gabibbo! Gabibbo! Allora? Con che coso lì? Vorrebbe fatto un piede. Sta bene, così. Vediamo Paolo e Francesco, lui che ha dipinto l'arco. Francesco? 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 Uè. Ehi! Proprio tutta. Io ce lo lascerei tutto l'anno. Tutto l'anno sai di dire. Ha fatto un bel lavoro. Grazie. Veramente. Si lascia tutto l'anno. Questa bene. Sono. Sono quasi le 6 del pomeriggio e si sta completando la postazione per la voce fuori campo il 2 agosto 96. Aspetta, perché si sposa. C'è il riserva, sì, c'è questo. Chi è che ci fa dire più le palle? Allora, no, è staccato. Sono le 18.10 del 2 agosto e anche lo stand dei dolci in piazza qui della Silvana sta per essere completato. No, bisogna riconoscere via la verità. Ioleno! Che fai là? La popolana. Sì, eh? La popolana. Va bene. Carla. Dov'è questa popolana? Girate un po'. Carla. Ha visto? Vai. Immortalati, eh? Non ho detto che ne approfitti perché non c'è Fabio, eh? Sì.